Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto in compagnia del sindaco di Cleto Giuseppe Longo, che anche come in tutte le altre manifestazioni è sempre presente con l'amministrazione comunale ma anche con la Proloco. Oggi è Pompieropoli, prima era il Cletoland, in ogni caso sempre presenti. Perché è importante essere qui oggi? Dunque, è importante e anche doveroso da parte mia essere presente questa sera, perché ci sono i vigili del fuoco e diciamo, la loro presenza è la conseguenza di un grande affetto riscontrato tra la popolazione e anche quindi trasmessa ai bambini, che hanno aspettato questo evento con grande trepidazione, e lo si vede dalla partecipazione massiccia di bambini e anche di genitori. Per Cleto i vigili del fuoco sono veramente gli angeli, perché sono intervenuti parecchie volte. Cleto è un paese bellissimo, c'è un territorio molto vasto e parecchie volte purtroppo è interessato dagli incendi. L'anno scorso è stato quello più doloroso, perché come mi sembra che c'eravate pure voi per riprendere quella bellissima manifestazione all'interno del castello di Carlo D'Angiò a Samuto. Si stava presentando un'opera di Pirandello, però mentre io la presentavo di fronte a me nei miei occhi c'erano le fiamme dell'incendio che ha distrutto un gioiello per Cleto, il bosco di Sant'Angelo. E quindi questa loro frequente presenza fa dei vigili del fuoco quasi dei persone di famiglia, persone insomma come gli angeli che ci soccorrono nelle notti d'estate magiche, però spesso interessate drammaticamente dagli incendi. E tra l'altro c'è da dire anche che è bello vederli, in quanto sono alcuni volontari, altri sono in pensione e vogliono insegnare ai bambini, visto che dicono che si parte dalla prevenzione proprio nelle scuole, quello che vuol dire tutelare il territorio. Cleto lo ha sempre fatto, anche questa amministrazione comunale lo fa da quando si è insediata, e c'è da dire che i risultati si vedono, perché la partecipazione è molto ampia e lo si vede anche in quest'estate, dove ci sono stati altri eventi che hanno, che ne so, fatto emergere le eccellenze del territorio, come per esempio l'olio, la cialetta e quello che riguarda sempre il castello di Samuto. Io ripeto, voglio ringraziare intanto voi, perché con la vostra presenza e quindi con il servizio che poi va in onda avete reso Cleto più vicino al resto della Calabria e del mondo. Cleto è un paese diciamo dell'interno, e la vostra presenza però ha, come si dice, cancellato questo isolamento, questo diciamo tra virgolette, ma non è così, ghettizzazione, perché ormai tutti ci conoscono e fanno a gara per venire nel nostro paese, ammirare queste ricchezze che ci ha tramandato il passato, ricchezze storiche ma anche la bontà dei cittadini, sempre accoglienti. Quindi ringrazio moltissimo voi, proprio non so come ringraziarvi, e voglio ringraziare pure la Proloco, perché in poco tempo ha fatto proprio tanto con queste manifestazioni, a volte ludiche, a volte diciamo più come si dice, più impegnative, tipo diciamo la presentazione di libri, di alcuni libri, la manifestazione all'interno del castello. Però io non sottovaluto neanche le feste di piazza, dove appunto si dà la cialetta, si dà un po' di salame nostro, un po' piccante però buono, si dà un po' del formaggio tipico della nostra terra, e queste manifestazioni come quelle di ieri sera al Samuto ha per me un'importanza grande, perché aggrega e accoglie specialmente i turisti, che non sono turisti ma emigranti che ritornano spinti dalla nostalgia a rivedere i luoghi dei loro genitori o della loro infanzia, quindi aggregante per questo, e facciamo una bella impressione pure con i numerosi turisti che scoprono ogni estate di più diciamo le caratteristiche del nostro borgo. Grazie a voi, grazie alla Proloco, grazie ai cittadini che partecipano. Perfetto.